Sono anni che trattiamo a scuola sia l'educazione ambientale, ma anche l'educazione alla salute, comunque sia un informare sugli alimenti che diciamo, determinano comunque beneficio rispetto alle solite brioche, molto utile. E abbiamo anche, mi ricordo l'anno scorso, tenuto un incontro con i genitori, che sono loro poi a determinare, diciamo, le abitudini in famiglia. Allora, stasera prepareremo con i bambini i biscotti, vedranno come si prepara la frolla e realizzeranno loro stessi i biscotti che poi cucineranno a casa. Questa dimostrazione serve anche d'aiuto ai genitori per fargli capire che è bello poter fare con i propri figli, realizzare i biscotti e stare più tempo con loro. Uno dei passaggi fondamentali per noi è quello di provare a incrociare più cittadinanza possibile. Quella dei bambini per noi è un'occasione privilegiata. E questo posto, questa scuola, il Marconi, che tra l'altro non solo si lancia verso un ragionamento interessante e complesso, ma in più lo fa all'interno di uno spazio condiviso, il che vuol dire una grande apertura del quartiere, per noi è un momento di orgoglio e ci fa piacere essere stati invitati. Noi pensiamo che un pezzo, diciamo anche una cosa un po' ovvia, un pezzo della cittadinanza futura cresce nel presente. E parlare ai bambini è per noi importante quanto parlare agli adulti, non voglio fare una questione anagrafica, però ci rendiamo conto che dall'esperienza che abbiamo fatto i bambini riescono a portare all'interno del contesto familiare alcuni messaggi in maniera molto potente. Abbiamo fatto diverse sperimentazioni all'interno della scuola con delle dispense condivise, con processi condivisi sul tema dello spreco alimentare. Ci rendiamo conto di quanto possa essere dirompente la capacità dei bambini, piccoli o grandi, dentro la scuola dell'obbligo, di portare dentro buone pratiche, controllare la dispensa, verificare che effettivamente, anche con fare abbastanza incessante, che le scadenze non vengano superate e come si possano poi trovare alternative quando il cibo è prossimo alla scadenza. Parlare ai bambini per noi, ripeto, è come parlare agli adulti, però in questo momento, se dobbiamo guardare al futuro, chiaramente con i bambini la sfida diventa interessante.